E sono partiti, si riapre la sfida fra Cesare Sciocchetti, vincitore dei 400 stili libero di ieri, e Federico Colbertaldo. Naturalmente Federico predilige le distanze un po' più lunghe dei 4 e dei 1500, ma è sempre un gran combattente, un grande atleta in questo gruppo davvero compattissimo. C'è un Emiliano Brembilla che fa un po' fatica nei 200 in vasca corta, ma ha un ritorno gare che sempre impressiona tutti. È il capitano azzurro presente qui a Montebellura. Ma intanto è Michele Cosentino che ci prova a destabilizzare gli altri, passando veloce in 25.43 dalla corsia 1, poi Cesare Sciocchetti 25.52, Robert Svogar 25.92 in terza posizione. Sciocchetti che già dà l'accelerata nella seconda parte di gara, sono praticamente a pari merito al comando in 53.01 Sciocchetti e Cosentino, Filippo Tonna in terza posizione. Il primato della manifestazione proprio di Cesare Sciocchetti, 1.46.34, primato regionale dell'atleta di Montebelluna Klaus Lanzarini, 1.44.79, il primato italiano Filippo Magnini, 1.41.65. Situazione 150 con Sciocchetti davanti, Cosentino in seconda posizione, Tonne in terza. Andiamo a vedere cosa riescono a fare i fondisti in acqua, Colbertaldo in corsia 3, Brembilla in 6. Sono però scatenati là davanti Sciocchetti e Ton per una vittoria davvero interessante. Cesare Sciocchetti si prenota al gradino più alto del podio, rientra Colbertaldo, Cesare Sciocchetti 1.48.61 per Sciocchetti davanti a Filippo Tonno 1.49.53 e poi Federico Colbertaldo che nello sprint finale è rientrato a 1.50.00, ha fatto qualcosa meglio rispetto a Brembilla, quarto Svogar, quinto, sesto Cosentino. Che gara meravigliosa davvero, sei atleti di altissimo livello tecnico, li ringraziamo per essere con noi a Montebelluna, gli applausi al vincitore Cesare Sciocchetti.